Raccontaci un po' la sua esperienza come imprenditore italiano nel mercato messicano. OMP è arrivata in Messico nel 2014 dopo una fortunata esperienza in Cina, dove avevamo aperto nel 2009 e dove per i nostri principali clienti nelle telecomunicazioni, nel ferroviario e nella robotica facciamo sistemi meccatronici di meccanica integrata. Al terzo anno, chiuso nel 2016, OMP presenta già il break even e sta andando in utile, ha già 56 persone, che per una PMI italiana è sicuramente un bellissimo risultato. In Messico abbiamo trovato tantissime opportunità, abbiamo trovato amici e partner, abbiamo trovato un territorio molto aperto alla cultura italiana, alla cultura latina e agli investimenti esteri. Siamo stati aiutati da Promessico, siamo stati aiutati dal segretariato di Desarrollo Economico del Jalisco, siamo stati aiutati dai nostri partner e anche dal sistema finanziario, nonché dal governo italiano, in quanto in OMP ha investito anche Simest, che è un'azienda del governo italiano, per aiutare l'internazionalizzazione. OMP sta crescendo sul territorio, sta raddoppiando di anno in anno il fatturato e cosa ancora più bella è che stiamo in questo momento, per esempio per il settore ferroviario, stiamo consegnando le linee di segnalamento per i nostri clienti della metropolitana di Guadalajara, città dove noi siamo presenti e dove abbiamo investito. Quindi penso che questa esperienza di un'azienda italiana, piccola media, che ha investito in un paese estero, lontano, ma che fa parte e che aiuta a creare le infrastrutture locali, sia l'esempio migliore di una partnership importante.